Buongiorno tesori e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi siamo a Ibiza, stiamo per andare a San Antonio, che è la parte a sud dell'isola. Abbiamo deciso di prendere là una camera perché ci piace un sacco quella parte dell'isola, ma noi stiamo a nord. Quindi abbiamo deciso di portarvi con voi. Oggi è anche la prima eclisse solare del 2022 e luna nuova, quindi sento questa energia di inizio, possibilità, eccetera, eccetera. E per questo motivo andremo a Diasvedrà, che è il punto energetico più potente di tutta l'isola. Quindi niente, vi porterò con noi in questo trip, tra virgolette, spirituale e tra virgolette divertente e fantastico e wow. Spero che vi piaccia. Welcome to LA, the city of love. Siamo qua di San Antonio. San Antonio è una parte più parti dell'isola, diciamo, popolata da inglesi. E niente, siamo venuti a fare questa esperienza trascendentale durante l'eclissi solare perché dobbiamo ascoltare il nostro intuito e la nostra coscienza. E l'intuito di Leonardo diceva che dovevamo venire qua. Siamo appena entrati nell'hotel, guardate che carino. Vi lascio il nome se venite a Ibiza, è proprio un amore questo posto. Però è troppo carino, questo è tipo il salottino con l'angolo cottura, angolo fit check, bagno, mi sto accendendo la luce, non so se, però molto bello, molto grande. Big. E poi camera da letto con le svedrà super bella, veramente molto carino, molto spazioso. Questo è il fit check per il momento. Ho usato praticamente una lingerie come copricostume, scarpine verde, costume verde, mi piace un sacco, però non so se mi cambierò adesso. Io mi cambio tipo 5 volte al giorno. In nada, vediamo. Oh, che bello! Wow! Dato che so che probabilmente me lo chiederete, questo bikini è di questo brand qua, che si chiama Liverpool Swim. Ve lo taggerò su Instagram, quindi seguitemi su Instagram. E cioè, è il mio brand bikini preferito, uno dei miei preferiti insieme a questo qua. Questa è di Pull & Bear, queste sono di Bershka dell'anno scorso e questo è Pull & Bear e lo metterò con la mia borsetta solita. E niente, e nulla. Dopodiché abbiamo deciso di andare in spiaggia per l'appunto ad Esvedra, come vi avevo spiegato prima, il punto energetico più forte di tutta l'isola, dove ho deciso di iniziare il journal che ho creato per voi, Becoming That Girl Journal, proprio sugli scogli di questo posto così magico. Qua. Adesso questo sarà il mio spot per fare appunto le prime pagine di The Girl Journal. E niente, questo posto è super magico. Tutte le volte che torno mi rendo conto di quanta energia abbia. Se siete mai stati a Svedra capirete sicuramente. E niente, c'è una pace, una vibrazione meravigliosa. Sono troppo contenta di essere qui oggi. Questa solare e niente, ho aspettato proprio questo momento per fare questo perché ho bisogno di un cambiamento nella mia vita e niente. Adesso mi metterò con me in questa sessione di journaling. Fare journaling ci aiuta in tantissime cose, soprattutto a chiarire le nostre intenzioni, raggiungere prima i goal e soprattutto farlo in un posto così magico mi ha reso veramente piena di gioia e effettivamente dopodiché sono riuscita a manifestare un sacco di cose bellissime nella mia vita e ad avere l'inizio di cui avevo bisogno. Dopo aver fatto journaling mi sono messa ad osservare la svedrà e ho sentito tanta tanta gratitudine di poter essere lì e di potermi vivere quel momento in pace. Da sola con i miei pensieri di pace e tranquillità.
Dopodiché siamo andati a fare cena in un posto che si chiama Campo Jol, dove secondo me c'è la paella migliore di tutta Ibiza. E dopodiché una piccola festa, ma niente di che. L'indomani mattina ci siamo svegliati, siamo andati a fare brunch in un posto veramente top, con una qualità prezzo incredibile, vi lascio il nome. E dopodiché siamo andati in spiaggia a Calabassa, dove c'era un sacco di musica, festa, ma dove ho avuto anche modo poi di riflettere e rilassarmi facendo appunto ancora un po' di journaling. Come sapete io lo porto comunque, lo faccio ovunque, mi aiuta veramente a iniziare bene la giornata e a manifestare, a chiedere i pensieri e tutte queste belle cose che veramente mi servono per essere positiva e soprattutto motivata. Dopodiché siamo tornate a casa, ci siamo cambiate e siamo andate a vedere il tramonto. A San Antonio il tramonto è meraviglioso e veramente vederlo con la tua dolce metà è la cosa migliore, ma anche con amici, persone che non avete mai conosciuto prima. È un posto magico di pizza che vi consiglio davvero tanto di provare. E dopodiché abbiamo fatto una passeggiata sul lungomare di San Antonio, appunto, sempre durante questo tramonto meraviglioso, che vedete qua. A prezzo caffè mambo, caffè mar, siamo arrivati fino a questo hotel che si chiama Wiki Wu. Dopodiché siamo tornati a casa, abbiamo fatto cena e poi siamo andati a ballare all'Ibiza Rocks, che è un altro bar che vi consiglio tantissimo perché si entra gratuitamente e la birra da bere, insomma, costa pochissimo dentro. Super estetico, super carino. Spero che vi sia piaciuto questo vlog di me a Ibiza San Antonio, tanto quanto è piaciuto a me. Ci vediamo nel prossimo video.